consigliere comunale Edoardo Caliano, consigliere del comune di Mercato San Severino. Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa per presentare il movimento animalista, che è stato ben accetto da tutta, diciamo, l'amministrazione comunale, quindi non è un movimento partitico come ha sottolineato prima la coordinatrice regionale. Ecco, cosa ne pensa? Beh, penso che sia uno dei nuovi modi di far politica, intesa come interesse per la cosa pubblica, e quindi penso che siamo di fronte a nuove forme di aggregazione sociale, non più come le conosciute negli ultimi 200 anni, ma un diverso modo di interessarsi dell'andamento della civiche amministrazioni, dell'andamento di come fare in qualche modo crescere il sistema paese e il sistema Italia. Quindi è un modo diverso di far politica, interessarsi alla cosa pubblica. Questo è una, come dire, è il nuovi tempi, quindi superamento di quelli che sono i partiti ideologici per andare verso i partiti che sono di opinione. Quindi non solo tutela degli animali, però il movimento animalista ha anche discusso e dibattuto sulla tutela ambientale, ecologica del territorio, in particolare sottolineando alcune criticità del comune di Mercato San Severino che dovrebbero essere risolte, diciamo, su più livelli. Beh, sicuramente c'è da lavorare. Io sottolineo il lavoro fatto negli ultimi anni dalle amministrazioni comunali precedenti. Per esempio, una cosa che in pochi comuni hanno è un regolamento per la difesa civica degli animali. L'ho fatto nella scorsa consigliatura nel 2015, e questo rappresenta sicuramente una pietra miliare con cui adesso bisogna confrontarsi, bisogna rimettere in moto quelle che sono le attività che quel regolamento ha stabilito. Antonio De Crescenzo, il coordinatore territoriale della Valle dell'Irno per il movimento animalista. Questo movimento, come movimento politico apartitico, si presenta per la prima volta a livello territoriale in un comune, precisamente il comune di Mercato San Severino. Sì, diciamo che dopo la presentazione degli staff regionali e provinciali abbiamo cominciato con quelli territoriali, locali, cittadini, e Mercato San Severino è una scelta ben mirata. Siamo al centro della Valle dell'Irno, siamo in una zona dove su un territorio di oltre 100 km quadrati c'è effettivamente moltissimo da fare da un punto di vista ambientale, territoriale e per noi del movimento animalista, quindi la nostra scelta è stata quella di cominciare proprio da qui, puntando alla sensibilità dell'attuale amministrazione, ma alla sensibilizzazione che dovremo andare a fare per tutta la cittadinanza e soprattutto alla rete che vogliamo costruire con tutti i comuni limitrofi che sono già stati coinvolti abbondantemente. Molto rapidamente, gli obiettivi del movimento animalista qui sul territorio di Mercato San Severino e di tutta la Valle dell'Irno. Allora, parliamo prima della Valle dell'Irno, poi possiamo fare dei piccoli distinguo per San Severino. Per ciò che concerne la Valle dell'Irno, noi chiaramente partiamo con quelli che sono i nostri cavalli di battaglia, quindi la lotta al randagismo, la sensibilizzazione verso gli animali d'affezione, quindi canili, possibilità di sterilizzazioni con la partecipazione e quindi con il supporto di associazioni, di grosse organizzazioni. Noi abbiamo appena chiuso in campagna, abbiamo dato la possibilità a molte associazioni animaliste di avere delle sterilizzazioni pagate da grosse associazioni nazionali, ripeteremo sicuramente l'esperimento qui. Oltre a questo c'è da considerare che abbiamo una flora e una fauna da preservare sul territorio, avendo una grossa biodiversità, e quindi poter contare su nuclei operativi. Noi quello che stiamo istituendo è una task force operativa. Il movimento animalista è soprattutto un movimento attivista, infatti molti di noi sono attivisti che già operano in questi settori, quindi è stato un passaggio d'obbligo per poter avere a questo punto una risonanza nazionale. Perché nel momento in cui ci siamo presentati sulla scena politica abbiamo un diverso riscontro con i nostri interlocutori. La dottoressa Stefania Greco, coordinatrice regionale del Movimento Animalista. Dottoressa, allora, gli obiettivi a livello regionale, ma anche i prossimi incontri del Movimento. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il movimento animalista si suddivide in due settori, in una parte prettamente associazionistica
che verte su iniziative concrete a tutela non solo degli animali ma anche dell'ambiente e delle fasce più deboli. Abbiamo a livello regionale portato a termine un'importante operazione di raccolta giocattoli donati al reparto di pediatria dell'ospedale San Matteo di Pavia, una raccolta fatta da tutti gli attivisti del movimento animalista a livello regionale. E poi c'è una parte prettamente politica che ci sta vedendo già in campo con cospicui e ingenti tesseramenti da parte dei simpatizzanti, dei curiosi e dei cittadini che hanno deciso di aderire al primo movimento politico a tutela degli animali a livello nazionale. Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma. Bene, Sindaco, per la prima volta il movimento animalista scende, diciamo, dal livello nazionale e regionale a livello territoriale, quindi viene qui in questa realtà territoriale che è il comune di Mercato San Severino. Da parte sua ha accolto di buon grado l'invito del movimento, quindi a livello istituzionale quale tipo di supporto intende offrire a questo movimento? Sì, ho accolto di buon grado perché credo che i temi che pone al centro della propria agenda politica siano temi di interesse generale, quindi siano temi che riguardano ovviamente anche la nostra comunità. Diciamo che il ruolo mio e della mia amministrazione è quella di porre sensibilità rispetto alle istanze che ci provengono dai diversi movimenti e quindi anche del movimento animalista. Il tema degli animali, e quindi parlo dell'abbandono, parlo della gestione, parlo del randagismo, parlo dell'abbandono delle deiezioni canine che purtroppo sporcano le nostre strade, sono temi su cui una città che vuole essere una città civile, una città decorosa, deve porre la propria attenzione. Ecco, a proposito delle deiezioni canine, ha fatto anche una delibera il sindaco, giusto? Sì, ho fatto un'ordinanza proprio relativamente alle deiezioni canine, perché purtroppo è un fenomeno che continua a crescere sui nostri marciapiedi. Però allo stesso tempo abbiamo fatto una delibera di giunta attraverso questo progetto che dal titolo Adotta un cestino. Quindi nel mese di gennaio installeremo sul nostro territorio circa 40 cestini per le deiezioni canine. È un modo per fornire lo strumento per evitare l'abbandono, ma allo stesso tempo c'è l'ordinanza e quindi scatteranno i controlli perché c'è bisogno del rispetto reciproco. Solo un'ultima cosa, sempre a livello di interventi istituzionali a favore degli animali, a tutela degli animali, il canile di Lombardi, ecco, può spiegare com'è la situazione, se verrà recuperato e quali, diciamo, obiettivi ci sono? Sì, l'obiettivo è quello di funzionalizzare il canile, perché è stato realizzato, ma non è un canile rifugio, quindi permette semplicemente la permanenza temporanea dei cani. L'obiettivo è quello invece di intervenire, ovviamente compatibilmente con la disponibilità di risorse, perché conosciamo l'attuale situazione, è quella di funzionalizzarlo per avere la possibilità anche di accogliere. Quindi accanto a quello c'è bisogno di creare ad esempio delle aree di sgambamento e soprattutto, diciamo, una permanenza dignitosa da parte dei nostri animali. Allora, il vice coordinatore regionale del movimento animalista Alfonso Albero, il movimento animalista oggi si è presentato alla città di Mercato San Severino, venendo, diciamo, per la prima volta a livello territoriale in un comune dopo essere stato presentato a livello nazionale e regionale. Ecco, si è parlato tanto di tutela degli animali, tutela dell'ambiente, quindi rispetto per l'ambiente. Può dirci quelli che sono gli interventi legislativi per la tutela degli animali? Bene, allora, gli interventi legislativi, oggi noi abbiamo attuale una legge, la 189, che è stata portata dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, che fortunatamente così chiaramente ha dato un po' di tutela agli animali, ma non abbastanza, perché se prendiamo che una persona oggi magari fa del male a un animale, lo ammazza, non è punibile, non è possibile anche arrestarlo. Quindi noi vogliamo che ci sia l'arresto per chi faccia del male a un animale,
perché loro sono degli esseri senzienti, degli esseri che capiscono tutto, ma poi a parte che fanno parte anche ormai della nostra famiglia, sono considerate come persone, non sono inserite nel nostro diciamo stato di famiglia, ma chiaramente vengono tutelati come un figlio, quindi giustamente chi è che ce lo ha un animale del genere a casa sa bene le spese e quant'altro ci vuole per portarlo avanti, e poi magari un essere obietto in mezzo alla strada magari gli possa fare del male e non è neppure punito, o magari una persona lo abbandona facilmente in mezzo alla strada dopo che l'ha tenuto magari per 2-3 anni a casa, 5 mesi, e questo è, diciamo, è, non va bene, perché deve essere punito, perché una persona che prende l'incarico di portarselo a casa deve capire che quell'animale deve vivere fino a quando magari il nostro Signore gli ha dato la vita nell'ambiente dove è stato, dove è cresciuto. E il problema del randagismo è proprio dovuto a questo, quindi bisogna sensibilizzare, la sensibilizzazione va fatta nelle scuole e far capire che il cane, il gatto non è un giocattolo, che uno lo può prendere e poi magari lo mette a deposito. Il cane e il gatto, chi è che lo prende e lo porta a casa, è un impegno da avere e deve chiaramente mantenerlo fino a che lui vive.